poco sulla Virtus Entella, ma adesso facciamo un accenno anche alla Serie D, perché se la Virtus Entella ha giocato mercoledì 4 aprile, in Serie D si è giocato sabato 7 aprile. Si era giocata la 34esima giornata, quindicesima di ritorno, un pareggio per la Lavagnesa che ha pareggiato 1-1 appunto contro il Verbano, vantaggio bianconero con Valente al 28esimo del primo tempo, poi c'è stato il pareggio dei padroni di casa al 41esimo sempre del primo tempo. Invece Chiavari Caprana ha perso in trasferta contro la prima Raclase Chieri 1-0. Anche qua abbiamo una schermata relativa ai recuperi di Serie D. Qua invece si è deciso di slittare tutto di una giornata. In pratica, ieri si doveva giocare Lavagnese Dertone, Chiavari Caprana Albese. Beh, queste due partite che si dovevano giocare, come detto ieri, si giocheranno domenica prossima. Allora, questa è già la grafica, questa invece è relativa, ecco, a mercoledì 25 aprile, quindi ripeto, domenica 22 aprile si giocherà Lavagnese Dertona e Chiavari Caprana Albese, mentre mercoledì 25 aprile si giocherà Lavagnese Valle d'Aosta e Dertona Chiavari Caprana. Domenica 29 aprile si giocherà Santhià Lavagnese e Chiavari Caprana Valle d'Aosta, l'ultima giornata il derby al Riboli tra Lavagnese e Chiavari. Marco, ti chiedo anche qua velocemente un commento su quest'ultima giornata di campionato delle due nostre tigulline. Ma il commento, la Lavagnese forse ha perso un'occasione, era una partita che comunque potevano anche vincere i bianconeri, resta il fatto che comunque andare a pareggiare fuori casa è sempre un risultato dignitoso, hanno mosso la classifica, adesso in zona playoff e insomma hanno tutte le possibilità per giocarsi qualcosa di importante, anche perché domenica c'è questo scontro diretto con il Dertona, in caso di vittoria andrebbero a più 5, insomma tre giornate alla fine sarebbe un vantaggio sicuramente consistente. Chiavari Calcio è andato a perdere una partita contro il Chieri, che insomma, sulla carta era proibitiva, insomma, hanno giocato comunque una gara più che dignitosa, hanno perso di misura, hanno avuto anche nel finale l'occasione per il pareggio, insomma, che dà una prestazione tutto sommato positiva. Chiavari Calcio lì ai margini appunto, di questa zona playoff, a conferma in un campionato sicuramente più che dignitoso dalla formazione verde-blu. Ecco Andrea, tu hai giocato non solo nell'Entella, ma hai giocato anche nella Lavagnese e Chiavari Caprana. Insomma, sei giovane, però di squadre ne hai già passate tante. Commenta anche da parte tua sul campionato dei bianconeri e dei verdeblu. Ma innanzitutto credo che entrambe le squadre stiano facendo un ottimo campionato. Il loro destino, secondo me, si deciderà a seconda del risultato tra Lavagnese e Dertona, nel senso che se la Lavagnese dovesse vincere, a quel punto sarebbe candidata per andare ai playoff. Con un pareggio o una vittoria del Dertona e la conseguente vittoria del Chiavari Caprana con l'Albese, a quel punto si riaprirebbero un po' i giochi, perché poi ci sono degli scontri abbastanza Difficile. particolari, difficili, nel senso che nessuno potrebbe più regalare niente, quindi a quel punto insomma sarebbe ancora tutto aperto e secondo me da qui alla fine verrà fuori un bel paciugo lì davanti. Vedremo. Allora, Anche all'ultima Riboli verrà fuori un anche all'ultima arrivo, guarda, me lo auguro vedremo. perché andrò a vederla volentieri. Non Fantastico. sarai l'unico, non sarai l'unico. Allora, queste partite si sono giocate sabato 7 aprile, ma sempre sabato, ma di mattina c'è stata un'importante nomina, ovvero Matteo Materazzi è stato nominato direttore generale della Virtus Entella. Andiamo a vedere il servizio appunto che abbiamo fatto nella sala stampa appunto dello Stadio Comunale di Chiavari, poi torniamo in studio. Matteo Materazzi, da responsabile del settore giovanile a direttore generale, una promozione meritata, questo lo aggiungo io, ovviamente per i risultati che hai conseguito, due scudetti non è roba da poco, e per te è una soddisfazione essendo cresciuto nell'Entella, tifoso dell'Entella, adesso appunto questo ruolo importantissimo. Sì, questo nuovo incarico ha una doppia valenza per me, l'ho detto prima, dal punto di vista personale, emotivo, è la realizzazione di un sogno per una persona che è nata entelliana, è cresciuta nell'Entella, è esaurita nell'Entella, ha fatto calcio in giro per l'Italia, poi è rientrata. Dal punto di vista personale, ripeto, è un sogno che si avvera, chiaramente una scelta e una sfida difficile per il futuro. Però insomma la componente emotiva in questo momento ha il suo significato per me. Dal punto di vista professionale, ovviamente è il coronamento di un percorso di formazione di 4 anni fatto nel settore giovanile, grazie alle persone che mi hanno dato la possibilità con la fiducia nei miei confronti di crescere, di formarmi. Adesso
la sfida sarà ancora più difficile, ovviamente, perché più si va avanti e più le situazioni diventano complicate, più c'è competitività, quindi insomma sarà una nuova avventura molto difficile. Come ho detto prima, sentiamo in questo momento il calore di tutti i tifosi di Rentella, di tutta la città e anche delle persone che, insomma, che lavorano e vivono vicino a me giorno per giorno, che in questo momento sono molto vicine a sottoscritto. La sua presidenza è legata strettamente a Matteo Superbi, direttore sportivo, e a Matteo Materazzi, che adesso è stato promosso a direttore generale. È un premio al ragazzo per quello che ha svolto appunto durante la sua direzione al settore giovanile con due scudetti, ed è anche un premio ad un entegliano doc. Sì, c'è tutto questo. È vero che il legame che ho con Materazzi Superbi è un legame molto vero, molto solido, perché loro mi hanno aiutato in questa avventura che non si presentava affatto facile all'inizio. Siamo partiti dall'eccellenza e siamo a giocarci playoff per la C1. Bene, abbiamo visto appunto questa conferenza stampa. La notizia di Matteo Materazzi come direttore generale non è che si allontani poi tanto dalla Serie D, perché la nomina di Matteo Materazzi, direttore generale, lasciava vuoto la casella relativa al responsabile del settore giovanile bianco-celeste. La società della Virtus Sant'Anna non aveva ancora, non poteva comunque fare ancora il nome di quello che avrebbe sostituito Materazzi in questo ruolo, anche perché questo allenatore era ancora vincolato dalla sua squadra, infatti stava ancora allenando. Però la fuoriuscita di notizie, ovvero il fatto che il futuro responsabile del settore giovanile biancoceleste sarebbe stato Giovanni Invernizzi, ha provocato un terremoto proprio a Bogliasco, perché all'indomani appunto di questa conferenza stampa, poi con la fuoriuscita appunto di notizie, Bogliasco ha pensato bene di esonerare Giovanni Invernizzi al posto appunto dell'ex giocatore della Sampdoria. È stato chiamato il direttore sportivo Andrea Cecchini, che tra l'altro è stato anche un ex giocatore del Genoa, giocò anche la partita di ritorno nella Coppa UEFA tra Genoa e Real Oviedo. Marco, ti aspettavi questo sfiloramento di Invernizzi? No, mi sembra una grande scelta. Un allenatore è dovuto vincere un campionato di eccellenza, ti poteva fare una prima stagione in Serie D a centro classifica, è arrivato in semifinale di Coppa Italia, effettivamente esonerarlo a 4 giornate dalla fine, una grandissima mossa. Non riesco a capire, sinceramente, una cosa totalmente senza senso. La stagione sta finendo, chiunque si guarda in giro pensa al futuro, l'avrà fatto Invernizzi, l'avrà fatto la società. Non riesco a capire come tipo di decisione. Tornando a Materazzi, Andrea, tu hai giocato anche con Materazzi un anno alla Lavagna, insomma, adesso è diventato grande, fa il direttore generale. Sì, sì, io ho avuto la fortuna di giocare con Matteo come compagno di squadra, ed era indubbiamente stato un grandissimo giocatore. E niente, ora si trova a ricoprire una carica molto importante, ha avuto la fortuna di ricevere una proposta importante come quella del presidente Gozzi per gestire il settore giovanile Rentella, l'ha colta al volo e ora probabilmente per i suoi meriti si trova anche a dover affrontare qualcosa di più importante, quindi complimenti. Mentre mercoledì 11 aprile si è giocata la finale di Coppa Ligure, a cui partecipava la Cogornese di Diego Guattelli. Purtroppo per i rossoblù è arrivata una sconfitta ai tempi supplementari, mancavano 4 minuti ai calci di rigore, poi è arrivato appunto il gol vittoria del Cella. Una sconfitta un po' condita un po' da polemiche, perché comunque la partita che iniziava alle 19:45 allo stadio comunale di Bogliasco era una finale, quindi ci si attendeva un'organizzazione ottima da parte della federazione. Invece il campo era occupato ancora 5 minuti prima che iniziasse la partita, tra l'altro partita iniziata con un leggero ritardo, e questo ha costretto i giocatori sia della Cogornese sia del Cella di allenarsi addirittura in strada. Potete immaginare le polemiche che sono scaturite da entrambi gli elettori, in particolar modo poi da quello che ovviamente ha perso Diego Guattelli, che comunque ha ammesso candidamente che la Cogornese ha giocato forse la peggiore partita della stagione. C'è il servizio di questa partita, andiamo a vedere appunto questa partita che, ricordo, si è conclusa sul risultato di 2-1 a favore del Cella ai tempi supplementari. A 4 minuti dai calci di rigore il sogno della Cogornese,
La squadra di Diego Guatelli ieri sera a Bogliasco ha perso 2-1 ai tempi supplementari contro il Cella, che si aggiudica la Coppa Liguria, competizione riservata alle squadre di seconda e terza categoria. Parte il Cella al quinto con una punizione. Pagano tocca per Carbone, Capozzi blocca senza difficoltà. Al 14esimo Geniale prova da fuori area, ma la palla si spegne a lato. Al 25esimo il Cella avrebbe una clamorosa palla gol con Gattulli, che a tu per tu con Capozzi spreca malamente. Al 35esimo ancora bomber Geniale, ma il suo diagonale finisce fuori di poco. Al 40esimo ancora il centravanti rossoblu, cross di Raso, appoggio di Lusardi per Geniali che calcia malamente. Il secondo tempo si apre con la rete del vantaggio del Cella. Calcio di punizione di Carbone che si insacca in rete, è il 55esimo. La reazione della Cogonese è immediata, al 68esimo calcio di punizione dalla sinistra, respinta di Callura e Fausi che ribadisce in gol per l'1-1. Al 75esimo Geniale divora un'occasione d'oro. Al 90esimo Capozzi smanaccia una insidiosa palla spiovente, si va quindi ai supplementari. Al 97esimo Cella in avanti, cross di Garaventa per Pagano, sfera fuori. Al minuto 108 Capozzi compie un miracolo sulla solita punizione di Carbone. Al 116esimo il beffardo gol vittoria del Cella. Azione convulsa in area, palla che colpisce il palo e Pagano che deposita per il 2-1. Geniale al 117esimo cerca disperatamente il pareggio, ma il portiere salva il risultato purtroppo. Abbiamo visto la sfortunata prestazione appunto della Cogornese. Marco, peccato aver perso i supplementari questo trofeo, che comunque è sempre un trofeo, sarebbe stato bello mettere in bacheca. Eh sì, anche perché insomma, una competizione lunghissima, la Coppa Liguria, inizia a giocare d'estate, insomma, fai tanti sacrifici e poi ti trovi a giocare magari il mercoledì sera, giorni feriali, insomma, orari improponibili, fai tanti sacrifici, avanzi, vinci contro squadre magari anche molto forti, come è successo nel turno precedente, poi ti trovi a perdere la finale a 4 minuti dalla fine, effettivamente insomma, penso che bruci anche parecchi. Detto questo, rimane il bel cammino fatto in Coppa Liguria, è il cammino ancora più bello che sta facendo la Cogornese in campionato, che credo comunque sia l'obiettivo principale della stagione. Marco faceva riferimento appunto al campionato e finalmente siamo arrivati a...